piantato. Vediamo qui il guru che sta tirando un pesce troppo grosso. Quindi ora il tecnico tattico farà un bagnetto per andare a recuperare questo enorme pesce. Questo è grosso. Aspetta. Lo vedi? No, devo andare. Vai, lancio anche i sassi. No, Paolo. Come fai? Non so. Uccidiamo. C'è fuori un uomo dietro il culo che assomiglia allo stronzo. Fai la foto. No. Sei un galleggiante anale. Uffati, ormai ci sei, dai. Bagno. Bagno. Sott'acqua, su. Ah, oggi che il va. No. Ma che mi spaventi i pesci, poi lo piglio tutto. No, l'ha preso. T'ho agganciato, eh. Oh, piano, che hai bevuto? Non ce la fai mica. È un po' troppo giù. Niente. Perché è tanto giù. Ma che ne dici? Non lo so, è caldo, guarda, è molto sole, è freddo. No. Potrei anche riprovare. Ma ascolta, ma con un guadino non si riesce a spingere nell'là. Ma è tanto profondo, cazzo. Saranno 3 metri o 4. Ah, ci vuole il guadino da spingere nell'là. È che ti manca il respiro quando vai giù. No, certo. Tutti che gli fanno foto, mica che vengono ad aiutare. Carlo, ma se tu prendi il filo e lo tiri in là? Tu da provare. No, non viene. Ma devi andare molto in là e te devi sceglierlo. Che pesce grasso. Sai che se ormai l'ancoretta si è piantata. Staccata? È uscito? No, ancora un po' proprio. Le nuove frontiere del catfish. Ma non è neanche male. Dai, tutti dentro, raga. Va bene, lo sai che mi sta facendo? Che mi sta facendo venire voglia. Ci buttiamo? Qua è come 9 da 2000 con i paparazzi che vengono fuori. Non riesce, eh? Provo ad andare qui. Questo qui non è che gli aspetta. Segue il filo? Non esce. No, capito, dico lui, filo arriva la villa. No, il problema è che è sotto 3 metri. Guardiamo il ghignetto di Davide. Che sta prendendo un'esca che costerà 20 euro, Davide, per cui. Ma figa, non ce la fai, sta sotto e tirarlo via. È scomparso. Comunque, cioè, l'ho visto sotto riva come lavoro, è incredibile. Niente, vado a comprarlo nuovo, capito. Cosa costa? Non so, sarà 15 euro. Costerà meno del tuo guadino, Carlo. Costa meno del tuo guadino, comunque. Tiro allora. Sì, no, non così. Cioè? Devi prendere qualcosa per far sul filo. Un pezzo di plastica, un pezzo di legno. Potrei anche provare l'ultimo tentativo. Conviene andare a tirarlo da di là, perché così se lo tiro fuori si intaglia comunque. Vabbè, sei andato sotto il primo scalino. Magari ci andrai a passare le piante. Andiamo in due, passiamo uno che passa per la canna dall'altra parte della pianta. Non riesce a passare di là. Non riesce a passare di là dalla pianta. E come fai ad andare di là a tirarlo? No, ma dall'angolo là è sempre meglio che tirarlo da di qua. Ah sì, ma anche in due non riesci di là dalla pianta. Non ce la fai? Ti saluto, Carlo. Mandaci un saluto dall'acqua. Scusa, a questo punto fatti una bella... Sei quasi meglio del lì. Ti trovi. Questo è un Oscar LBF. La Venere che sorge dalle acque. Grazie. Potrei almeno toglierti la maglia anche te. Però sai che mi ha fatto venire voglia? Domani c'è il bagno sociale. Sì? Ce la facciamo domani? Quando vai giù ti manca respiro. Vai giù 2 metri, è già più fredda.